Una nuova indicazione di tempo. Alla pagina 37 del nostro primo fascicolo abbiamo questa novità, questo nuovo tempo, 6 ottavi, eccolo qua. E è una novità sia per quello che riguarda il numero di sopra che per quello di sotto. Noi finora al di sopra, come qui abbiamo il numero 6, abbiamo trovato nei nostri brani qualche volta il numero 2. Qualche volta il numero 3 e qualche volta il numero 4. E quindi è una novità per noi avere il 6, ma anche per il numero di sotto, perché sia con il 2 che con il 3 o con il 4, noi avevamo sempre 4 come numero che stava al di sotto. Quindi anche questo 8 è una novità. Allora, cominciamo col vedere innanzitutto questo 8. Che cosa vuol dire e come cambia per noi il modo di suonare. Allora, per noi cambia semplicemente il numero che dobbiamo dare a ciascuna nota. Mi spiego meglio. Abbiamo in questa tabella due colonne. Nella colonna di sinistra le indicazioni del tempo che già conosciamo: 2 quarti, 3 quarti, 4 quarti. Nella colonna di destra, il tempo nuovo che abbiamo trovato, 6 ottavi, con altri due tempi, 9 ottavi e 12 ottavi, che troveremo probabilmente in futuro, ma fra molto tempo. Per adesso non dobbiamo preoccuparci del 9 e del 12, ma li ho scritti solo perché hanno in comune con il 6 il fatto che qui sotto ci sia il numero 8, appunto. Quindi, quando noi abbiamo qua il numero 4, siamo abituati a contare per questa nota bianca senza la gamba fino a 4. 1, 2, 3, 4. Per questa nota bianca con la gamba ed il puntino fino a 3. 1, 2, 3. Per questa nota sono abituato a contare fino a 2, per questa fino a 1. Per la nota nera con la piccola coda io conto soltanto mezzo numero e a volte ho chiamato questa nota come una nota da 50 centesimi, come se questa nota fosse una nota da 1 euro e questa che è la metà vale 50 centesimi. Quindi il tempo che deve durare questa nota è la metà del tempo che dura questa nota qui. Quest'altro tipo di nota nera con la gamba è il puntino che conta uno e mezzo. Qualche volta noi abbiamo trovato dei brani con questa nota e allora, per essere sicuri di farla durare il tempo giusto, abbiamo contato 3 sillabe. Per esempio, dovendo contare 1, 2 e 3, questa nota avrebbe contato 1, 2 e basta. E poi sulla E del 2 avremmo messo le note successive. Perché il modo di contare con le sillabe ci permette di dividere il numero in due parti e quindi un numero intero è la metà della nota dopo che è la sillaba. E infine, quando una di queste note è da sola, ha sempre con sé questa piccola coda che penzola. Quando ci sono due, tre, quattro più note insieme, questa codina va a unirsi alla nota che sta accanto e allora le troviamo scritte in questa maniera. E ovviamente due note da 50 centesimi fanno una nota da 1 euro. Oppure due note da un ottavo, come sarebbe il suo nome nel linguaggio musicale, due note da un ottavo fanno una nota da un quarto. Quindi questo è il modo in cui noi siamo abituati a contare fino adesso. E qui cosa cambia? Con il numero 8 semplicemente tutti i numeri vengono raddoppiati. E ogni nota ci chiede di contare il doppio di quello che abbiamo contato finora. Quindi, in questo caso, lei, una nota bianca senza la gamba, ci fa contare fino a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non cambia il modo di suonare. Io inizio a contare nel momento in cui abbasso il tasto. E tengo il tasto premuto finché non ho contato, in questo caso, fino a 8.
È vero che il suono diminuisce e diventa sempre più piccolo, però è la nota che ci chiede di fare così. Questa nota bianca con la gamba e il puntino ci fa contare fino a 6, cioè il doppio di 3. Questa ci fa contare fino a 4. La nota che prima valeva 1 euro, che ci faceva contare 1, adesso vale 2 euro e ci dice di contare fino a 2. La nota da un ottavo, che prima valeva 50 centesimi, adesso vale 1 euro intero. E allo stesso modo la nota che prima ci faceva contare 1,5, adesso ci dice di contare fino a 3. E lo stesso, due note da 1 euro valgono quanto una nota da 2 euro. Quindi ci basta ricordare che tutto vale il doppio. Non è che da qui in avanti non troveremo più il 4, assolutamente. Potremo trovare o il 4 o l'8. E quindi dovremo ricordarci questa differenza quando andremo a contare i tempi delle note. E quindi il 6, allora cosa ci indica? Come ci suggeriva prima il numero 2, che ci diceva di contare fino a 2 per ciascuna battuta, oppure il numero 3, che ci faceva contare fino a 3 per ciascuna battuta, allo stesso modo il numero 4 ci diceva di contare 4 per ciascuna battuta, anche il 6 ci dice conta fino a 6 all'interno di ogni battuta. Qui per semplificare, visto che sono le prime volte che troviamo questo nuovo tipo di tempo, ci sono anche i numeri che noi dobbiamo contare, scusate, man mano che suoniamo. E dato che tutte queste note sono tutte note da un ottavo, cioè queste note qua, che prendono un numero ciascuna e sono raggruppate a 3 per volta, ma si riconoscono perché hanno comunque questa barretta che le unisce. Noi contiamo 1 e suoniamo la prima nota, 2 suoniamo la seconda, 3 suoniamo la terza e così via. Per ogni numero che contiamo, noi suoniamo una di queste note. Nell'ultima battuta abbiamo una nota di quelle che contano 3. Eccola qua, nera, ma senza la codetta stavolta, e con il puntino conta 3, e infatti qua noi contiamo, mentre suoniamo questa nota, 4, 5 e 6, cioè 3 numeri. Allora, suono contando ad alta voce questo primo rigo. Qui i righi sono separati per farci fare questa pratica e prendere un po' di familiarità con questo nuovo tempo, ci permettono di suonare con le due mani in maniera separata, mano destra, mano sinistra, mano destra e mano sinistra. Quindi la mano destra dall'inizio alla fine contando ad alta voce fino a 6 per ciascuna battuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi niente di particolarmente difficile. Allora, noi vediamo qua che sia le note della destra che della sinistra sono raggruppate a 3 alla volta. E cosa potremmo fare volendo per semplificare un po' il nostro modo di contare? Potremmo contare 2 volte fino a 3, anziché fino a 6. È una cosa assolutamente libera, si può scegliere. A qualcuno può sembrare più semplice contare fino a 6, può contare fino a 6. Se qualcuno trova più facile contare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e così via, è libero di farlo. Non cambia niente, il brano che noi suoniamo rimane esattamente lo stesso. Per fare una prova, suono adesso questo rigo della mano sinistra che ha esattamente le stesse note che ha suonato la destra un attimo fa, e contando però 2 volte fino a 3 per ogni battuta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il brano è rimasto esattamente lo stesso e a me fa più comodo contare 2 volte fino a 3, quindi lo faccio. Se
Se per me fosse stato più semplice contare fino a 6, avrei contato fino a 6. È assolutamente indifferente. Nei due righi sotto abbiamo delle note da un quarto che si alternano con delle note da un ottavo, cioè note che in questo caso contano 2, eccola qua, con note che contano uno soltanto, eccola qua, quella con la coda. Quindi questa prima nota, questo primo do, mi prende i due numeri che io conto, questo secondo do mi prende il numero 3, questo re prende 4 e 5, questo 6, questo re prende il numero 6 e così via per le altre note. Nell'ultima battuta abbiamo una nota che prende da sola tutti e 6 i numeri e quindi nella battuta c'è soltanto lei perché da sola è sufficiente a contare per tutti e 6 i numeri. Anche in questo caso, la destra e la sinistra hanno le stesse note, devono suonare la stessa melodia, chiamiamola così. E anche in questo caso faccio lo stesso esperimento che ho fatto prima. Suono la parte della mano destra contando fino a 6 per ogni battuta, dopodiché suonerò la parte della sinistra, ma contando invece due volte fino a 3. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Quindi, tra il modo in cui ha suonato la destra e in cui ha suonato la sinistra non c'è nessuna differenza, è soltanto un fatto di comodità. Per qualcuno può essere più semplice un modo di contare, per qualcuno può essere più semplice un altro, e vanno tutti e due bene, senza difficoltà.